Amici di Canale Caccia.tv, siamo a Caccia Village, terzo giorno della manifestazione. Sono qui con Ernesto Capone. Bene, caro mio, la tua azienda sta crescendo sempre, sempre di più. È un piacere perché non ti dico che ti ho visto nascere, ma quasi. Va bene. Questa avventura è iniziata con la creazione di una serie di linee che si stanno arricchendo sempre di più. E quello che c'è di bello è che la clientela, questo per un feedback diretto che io ho ricevuto, non solo sono molto soddisfatti, ma sono molto soddisfatti del fatto che ricevono dei capi performanti fatti da qualcuno che ha la passione dentro, e questo si vede, con il vantaggio di prezzi che sono ancora accessibili. Sì, come diceva l'amico Giuseppe, qua cerchiamo sempre di... insomma, di mantenere la qualità a prezzo nonostante i tempi che sono quelli che sono. Ovviamente, come molti mi conosceranno, noi puntiamo molto sui prodotti antistrappo, il Kever, ci tengo a precisare, prodotti esclusivamente italiani, artigianali, un cavallo di battaglia molto conosciuto da, insomma, dagli appassionati del settore, non solo, il famoso kamikaze, che praticamente sì, è tutto antistrappo, tutto per chi fa molta macchia, molte spine, quindi andiamo sempre a utilizzare, come dicevo prima, i migliori tessuti in circolazione. Ma il fatto è che riesce ad utilizzare anche un tessuto molto morbido nonostante la tenacità del tessuto. Certo, vuol dire che c'è una scelta sul prodotto anche selezionata, perché poi c'è tessuto e tessuto da cucire, caro Ernesto. Certo, poi è normale che poi confrontandomi con... continuamente con i cacciatori, i clienti, amici vari, è normale che si va sempre a migliorare. Come dicevo prima, puntiamo esclusivamente sui nostri tessuti italiani, il nostro Made in Italy, e cerchiamo sempre di correggere lì dove c'è un'imperfezione. Ovviamente non è solo il pantalone, ci sono tante linee, c'è la giacca in Kevlar, c'è la camicia. Volevo parlare proprio di questo, cioè Ernesto, in realtà tu sei troppo modesto, io te l'ho detto più volte, perché c'è uno studio delle linee che non è un aspetto banale, perché prima di tirar fuori una collezione, un'azienda cioè investe tempo e denaro, certo, e il fatto che tu in questi anni sia riuscito a crescere in maniera importante presentando tante linee al mercato, uno è il risultato di soddisfazione dal punto di vista commerciale, ma due, di tanto lavoro e anche di tanta passione. E ovviamente, come tutti i lavori, c'è tanta passione, c'è tanta tenacia, e ringrazio il pubblico che mi segue, o anche solo chi ci dà uno sguardo al nostro sito, perché tu, come tu sai benissimo, insomma... Sì, era proprio lì che volevo arrivare. Parliamo infatti del sito. Abbiamo un bel sito, una pagina e-commerce, Facebook, Instagram... Ricordiamo l'indirizzo? www.caponecaccia.it www.caponecaccia.it. Ernesto, è veramente una garanzia, andate a visionare il sito, quando trovate il prodotto giusto potete tranquillamente ordinarlo, perché un'altra delle cose che contraddistingue Ernesto è la serietà dell'aftermarket, ok? Cioè, a dire, nell'eventualità che magari arriva la taglia sbagliata la sostituisce, laddove il cacciatore si fosse anche sbagliato modello. Scusami se ti interrompo, siamo prendendo a completa disposizione, non ci sono né tempi per il reso né nulla, ovviamente parliamo dei miei prodotti confezionati al nostro marchio, dove cerchiamo di dare anche assistenza qualora ce ne fosse bisogno. Ma sì, ma di solito quello, poca assistenza c'è bisogno. Giuseppe, come dico sempre, io ci metto la mia faccia e la mia serietà, un piacere il prodotto, però insomma... Bene, bene. Allora, ricordiamo www.caponecaccia.it per gli acquisti online, ma poi lo incontrate in tutte le manifestazioni più importanti a livello nazionale che si tengono nel settore, o se avete qualche dubbio, se volete conoscere qualche particolarità del prodotto, eccetera, eccetera, sul sito trovate anche i riferimenti telefonici, potete tranquillamente contattare Ernesto. Io ti lascio perché sta per iniziare il terzo giorno di fiera, siamo tutti stanchi, senti che voce baritonale che è venuta fuori, e speriamo che il tempo ci accompagni. Grazie Ernesto, ciao.